Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi sono qui per parlarvi della palette che più mi ha fatto innamorare nell'ultimo anno e forse la palette che mi ha fatto più innamorare di sempre, e parliamo della The New Nude di Huda Beauty. Oggi voglio farvi la review di questa palette, so che alcune di voi la stavano aspettando perché appunto volevano sapere che cosa ne pensassi e io ve ne parlo con estremo piacere. Parto però facendo una review un po' al contrario, nel senso che parto subito col dirvi che per me appunto questa palette è stata amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo sin dalle prime immagini che ho visto sul web, e poi quando me la sono ritrovata tra le mani me ne sono innamorata ancora di più. Quindi parto subito col dirvi che io amo questa palette, la amo per la sua selezione colori, la amo in generale. Detto questo però, oggi voglio cercare di fare una review che sia il più oggettiva possibile, quindi andando oltre il mio innamoramento e quindi il mio pathos per questa palette, voglio cercare di esporvi in maniera oggettiva i pro e i contro che questa palette ha, rimanendo come punto fermo il fatto che comunque a me piace tantissimo e quindi ecco, ho un'opinione assolutamente positiva. Mi rendo conto però che la palette ha oggettivamente dei pro e dei contro, e quindi voglio oggi cercare di essere il più obiettiva possibile e appunto illustrarveli in maniera equa, diciamo, senza essere troppo trasportata dal sentimento che provo per questa palette. Oddio, adesso dire sentimento per una palette forse è un po' esagerato, ma lasciatemela passare. Allora, partiamo velocemente dal packaging, che è molto molto bello. Non ho portato con me la scatolina, che comunque è una scatolina molto semplice, credo che l'abbiate vista in altri video e credo che non abbia neanche tutta questa importanza. Comunque la scatolina è in cartoncino, ha la chiusura calamitata, come vedete avete già visto uscire questo cartoncino, anzi questa plastichina, che è poi quella che va a proteggere gli ombretti. Contiene ovviamente un bello specchio all'interno e questa è la selezione colore di questa palette. Ora ditemi voi se non è meravigliosa, è davvero bellissima. Io quando l'ho vista davvero sono impazzita, e appunto quando ce l'ho avuta tra le mani sono impazzita ancora di più. Questa palette contiene, come vedete, 18 cialdine, di cui 17 sono ombretti, e questa è una cialdina in crema che è una sorta di base per andare appunto a uniformare la palpebra. Trovo questa scelta buona ma non ottimale, perché a me non piacciono mai le palette dove ci sono prodotti in crema mischiati con i prodotti in polvere, perché inevitabilmente, anche se si sta attenti ad utilizzarla, secondo me la crema poi va a raccogliere un po' della polvere che comunque va in giro quando si utilizza la palette. La palette è bellissima, è tutta giocata sui toni del rosa, del malva, toni che come sapete io amo particolarmente, quindi non potevo che essere innamorata di questa palette. È una palette che, pur contenendo dei colori molto glitterati, comunque è una palette nude. In effetti non ci sono colori particolarmente scuri, fatta eccezione forse per questo viola e forse questo colore qua, che comunque rimangono dei colori medio scuri, non scurissimi, e quindi è una palette assolutamente da utilizzare per ricreare dei make up da tutti i giorni, dei make up che vanno assolutamente a posizionarsi nel range del nude. Ovviamente, viste le texture particolari contenute all'interno di questa palette, si possono ricreare anche dei make up molto eccentrici e che col nude hanno poco a che fare, ma in ogni caso con delle colorazioni che comunque rimangono medio chiare, appunto non ci sono colori particolarmente scuri. C'è una preponderanza di tonalità matte, infatti i colori matte sono 10 all'interno della palette, quindi se escludiamo questo sono 10 a 7. L'unico colore che io definirei metallizzato con una texture classica è questo. Questi due sono invece due glitter pressati, sono proprio dei glitter, tra l'altro neanche molto sottili, mi ricordano quelli di Mulac, tanto per intenderci, e questi hanno una texture invece particolare, quasi foiled, e devo dire che quando avevo visto le foto ero rimasta piuttosto interdetta, perché non capivo come fosse composta la cialdina. La cialdina in questo caso ha una texture molto burrosa quando la toccate, e come vedete anche in questo caso come se fosse un pigmento pressato dove all'interno sono contenuti più colori, quindi come se ci fosse in questo caso ad esempio un colore malva violetto di base con queste scagliette più chiare colorate che vanno comunque
comunque a dare luminosità all'ombretto, che in generale comunque è già molto molto pigmentato e molto metallizzato e luminoso già di suo. Ora vado come sempre a farvi gli swatches, poi vediamo insieme colore per colore e alla fine tiriamo un po' le somme con tutti i pro e i contro. A tra poco. Eccomi qui di ritorno con gli swatches pronti e ora vediamo insieme colore per colore. Ho deciso di swatchare la palette non così come si presentano i colori nella disposizione appunto della palette, ma di swatchare prima tutti i colori matte e poi i colori luminosi e glitterati, per non andare a contaminare appunto i colori matte con i glitterini che inevitabilmente mi sarebbero rimasti attaccati alle dita. Allora, vi devo dire già così in prima battuta che io amo assolutamente questa palette, forse più per i suoi toni matte che per i suoi toni luminosi. L'avrei acquistata appunto anche se avesse contenuto solo e unicamente le tonalità matte, anche perché amo particolarmente la performance di questi matte, che come vedete sono iper iper pigmentati e si sfumano con estrema facilità. Tra l'altro non sono neanche particolarmente polverosi, la polverosità direi è medio bassa, niente a che vedere ad esempio con le palette di Anastasia, che sono decisamente più polverose. Comunque parto da qui e questo è il primo colore, che è appunto un panna matte leggermente forse rosato, che si chiama Bare. Poi l'altro colore matte, il successivo, si chiama Play. Abbiamo poi uno dei miei colori preferiti, che è anche il viola più scuro della palette, che si chiama Love Bite. Il colore successivo, che è questo, si chiama Spunked. Poi abbiamo questo colore che invece si chiama Lace. Il prossimo è uno tra i miei preferiti, si chiama Tickle o Tickle, perdonate la pronuncia se non è perfetta. Poi abbiamo Secret, questo che è Tease, Raw, questo invece è Teddy, che è appunto questo marroncino, un pochino più marroncino, e qui iniziamo con i colori luminosi. Qui abbiamo il primo e unico colore metallizzato a texture classica, che si chiama Kinky, e qui partiamo appunto con i colori che io definisco foiled, e qui troviamo Crave, qui Fantasy, questo invece si chiama Daydream, e questo è Charmed, per poi passare alle due cialdine di glitter pressati, dove questo è Excite e questo è Infatuated. Ora io spero che si riescano a cogliere le mille sfaccettature di questi ombretti, che sono davvero davvero qualcosa di meraviglioso. Guardate quanto sono luminosi, riflessati e bellissimi. Per quanto riguarda le cialdine di glitter, che appunto sono queste due, si tratta appunto di glitter pressati che però non hanno all'interno niente di cremoso che li tenga insieme, quindi sono due cialdine che vanno utilizzate assolutamente con una base cremosa al di sotto, quindi con una colla per glitter o con una base appunto un po' appiccicosa, perché altrimenti con questi due colori il fallout è assicurato. E oltretutto se sotto non avete una base appiccicosa, il colore tende a non essere pieno, quindi se volete fare una palpebra tutta intera con questo colore vi serve assolutamente una base appiccicosa su cui applicarli. Qui vi ho swatchato anche la base, quella in crema, che come vedete è una base correttiva leggermente rosata, è leggermente pigmentata. E ora veniamo ai pro e ai contro e alle considerazioni finali su questa palette. Non mi soffermo troppo sul discorso cromatico, perché appunto, come vi dicevo, a me piace tantissimo e questo è un po' un discorso di gusti. Se le tonalità contenute all'interno vi piacciono, ovviamente è una palette che assolutamente non vi deluderà quando la vedrete dal vivo. Però più che parlare appunto delle tonalità e della bellezza, che secondo me è indiscutibile, la bellezza di questa palette davvero non può essere messa in discussione, però ecco, vorrei andarmi a soffermare su quelli che sono i pro e i contro di questa palette. Partiamo dai contro, e assolutamente il primo contro è il prezzo. Questa palette costa 64,90 euro come tutte le altre sorelline di Huda Beauty. Io l'ho acquistata
acquistata online sul sito di Sephora, ma credo che a questo punto la troverete anche nei negozi fisici, anzi ho la certezza che sia già arrivata anche nei negozi fisici, quindi potete avere, voi che siete fortunati, avete una Sephora magari a portata di mano, avere la possibilità anche di andare a swatcharla e a vedere, a toccare con mano la qualità e la pigmentazione di questi ombretti. Secondo contro, non è una palette facilissima da gestire, o meglio, lo è in parte. I colori matte si gestiscono molto facilmente, come vi dicevo prima, si sfumano bene e sono molto molto pigmentati. Lo stesso non si può dire per le tonalità glitterate o comunque metallizzate. Sono decisamente meno semplici da gestire, fatta eccezione appunto per questa tonalità che è quella dalla texture un pochino più classica, che è appunto un colore metallizzato classico. Le altre fanno un discreto fallout al momento dell'applicazione, quindi anche in questo caso tutte le cialdine che sembrano dei pigmenti pressati vanno assolutamente applicati con una base molto appiccicosa al di sotto e con estrema cautela. Vi consiglio assolutamente di non utilizzare il pennello per questa tipologia di texture, ma di utilizzare le dita, perché è il modo in cui si ottiene sicuramente un effetto migliore e si ottiene meno fallout, che altrimenti è davvero fastidioso. Io vi posso dire che nel momento dell'applicazione mi ritrovo di solito i glitter praticamente fin qua giù. Per me non è un grosso problema, perché io di solito trucco sempre prima gli occhi e poi faccio la base, quindi vado poi quando ho finito il trucco occhi a rimuovere i glitter che ho sul viso e faccio la mia base, quindi per me non è un grosso problema. Però è assolutamente un problema che vi segnalo, perché soprattutto se siete alle prime armi potreste trovarvi un po' in difficoltà nel gestire questa tipologia di ombretti. Terzo contro, per quanto mi riguarda, non è una palette estremamente completa, perché secondo me mancano delle tonalità davvero scure con cui si può andare a definire davvero l'occhio, fatta eccezione appunto per questo colore. Gli altri sono tutti di media intensità, per cui io sento un po' la mancanza di un nero matto, comunque di un color prugna ancora più scuro, magari per andare davvero a intensificare lo sguardo. Tant'è che oggi io ho realizzato ovviamente il make up che mi vedete sugli occhi con questa palette, ma ho dovuto aggiungere un pizzico di nero proprio nella parte più esterna dell'occhio, perché altrimenti il risultato non mi piaceva. E con questo direi che i contro sono terminati, andiamo ora ai pro. Il pro è sicuramente la bellezza di questa palette, ma anche l'ottima qualità degli ombretti. Vi dicevo prima, i matte hanno una qualità davvero eccezionale per quanto mi riguarda, una sfumabilità e una pigmentazione che sono davvero ottime, e per quanto riguarda le cialdine matte invece non sono neanche eccessivamente polverose. Quando andate a prelevare con il pennello il prodotto c'è una leggera polverosità, però scuotendo il pennello vi assicuro che i colori matte non fanno per niente fallout sul viso, quindi assolutamente i colori matte io li trovo i colori meglio riusciti di questa palette, assolutamente. Per quanto mi riguarda appunto sono decisamente più innamorata delle tonalità matte e della loro resa piuttosto che della resa degli altri colori. Secondo pro è comunque la qualità generale molto alta secondo me di questa palette, perché fatto salvo il discorso del fallout, comunque gli ombretti hanno tutti un'ottima qualità, mi durano tranquillamente da mattina a sera, non sbiadiscono, il make up rimane quasi intatto per ore e ore e ore. Voi sapete che io metto sempre alla prova per tantissime ore le palette, gli ombretti, perché indosso il make up per almeno 12, 13, anche 14 ore al giorno, e quindi devo dire che a fine serata comunque il make up rimane molto molto bello, non vi dico intatto ma molto bello. Quindi il secondo pro è assolutamente la qualità di questa palette un po' in generale. E terzo pro, che è la cosa che forse mi ha fatto più innamorare di questa palette, è appunto la scelta cromatica. È una palette decisamente diversa da quelle che siamo state abituate a vedere ultimamente, è una palette decisamente fredda, decisamente tutta giocata sui toni, come vedete, malva, rosati, e soprattutto alcuni di voi mi hanno chiesto se era una palette troppo rossa
rossa, io mi sento di dire che no, non è assolutamente una palette troppo rossa. Alcune colorazioni hanno decisamente una buona componente rossa all'interno, ma non è una palette eccessivamente rossa, che quindi è difficile da utilizzare, che può andare a fare effetto un po' vampiro sugli occhi se non la sapete gestire al meglio. Secondo me è una palette decisamente più tendente al violaceo, al malva e molto molto poco al rosso. Appunto, ci sono alcune colorazioni come ad esempio forse questa, che contiene all'interno una buona percentuale di rosso, ma in generale devo dire che è una palette molto molto bella e decisamente dai toni freddi. Quindi questa è una cosa che trovo assolutamente ottima, appunto, data la sovrabbondanza di palette calde che siamo stati abituati a vedere ultimamente, che a me personalmente avevano un pochino stancato. Ok, detto questo, credo di avervi detto tutto. La mia opinione generale su questa palette è assolutamente positiva, assolutamente io mi sento di consigliarvi l'acquisto, sia per quanto riguarda le tonalità contenute all'interno, sia per quanto riguarda la qualità della palette stessa. Io sono stra innamorata di questa palette, ve l'ho detto a inizio video e continuo a ribadirlo. È la palette di Huda che in generale mi è piaciuta di più. Qui con me ho anche le altre due sorelline, ho la Desert Dusk, che anche questa devo dire è molto molto bella, seppur molto diversa. Eccola qua, questa è decisamente una palette molto molto calda, ve la metto ora a confronto. Ecco qua, queste sono le due palette confrontate velocemente, vedete che comunque sono due palette profondamente diverse, seppur alcuni colori possono somigliarsi, però sicuramente il concept delle due palette è molto molto diverso. Ho con me anche la Rose Gold Edition, io ce l'ho in prima versione, quindi con il packaging un pochino scrauso, però ve le metto a confronto anche queste due. Eccole qua, questo è il confronto con la Rose Gold, e anche in questo caso due palette profondamente diverse, quindi se possedete già le altre due di Huda Beauty assolutamente potete lanciarvi all'acquisto di questa, che secondo me non è assolutamente un doppione. E niente, detto questo la smetto di blaterare, aspetto come sempre i vostri commenti qua sotto, mi raccomando fatemi sapere la vostra opinione. Io spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, fatemi sapere perché sono davvero curiosa di sapere che cosa ne pensate. Come sempre vi invito, se non siete ancora iscritti, ad iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su e soprattutto non dimenticatevi di condividerlo con i vostri amici su tutti i vostri social. Io come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!